Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è uno dei testi più belli che mai siano stati redatti e fu scritta, pensate, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver sperimentato sulla nostra pelle quanto dolore si potesse arrecare ad altri uomini. È stata redatta soprattutto nello spirito di eguaglianza che ci fa ritenere tutti uguali, tutti fratelli. Ormai conoscete molto meglio di me gli articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e sono scolpiti quei diritti che devono essere riconosciuti a tutti. E questo è un compito che dobbiamo svolgere tutti insieme, fare in modo che tutti riescano a godere dei nostri stessi diritti. Terza E dell'Istituto Comprensivo Paolo Soprani di Castelfidardo ha approfondito, utilizzando il metodo cooperativo e laboratoriale, l'articolo 2,1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, per verificare se e in che modo esso trovi attuazione nel nostro territorio, in relazione alla condizione delle persone diversamente abili. Per noi come Senato, la prima volta che facciamo una cerimonia di premiazione, facendo vedere integralmente i loro lavori proprio nella sede di premiazione, quindi era un'occasione di condivisione che volevamo sottolineare, perché così tutti conoscono tutto e perché l'arricchimento che viene dal sapere come gli altri studenti hanno interpretato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo può essere uno stimolo, uno sprone per ulteriori studi e approfondimenti. Questa è un'iniziativa particolare fra quelle che promuoviamo con il MIUR, perché questi giovani ragazzi diventano davvero testimoni dei diritti. Noi partiamo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, ma loro hanno un compito che assolvono benissimo, di attualizzare questi diritti, cioè li rendono concreti nella loro realtà. Ed è, credo, l'unico dei concorsi che noi bandiamo con il MIUR a vedere i ragazzi impegnati moltissimo sul territorio. Così tuffati nel mare dei diritti umani, cavalcando l'onda del comma 2 articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, incentrato sul valore dell'istruzione. Questa esperienza vi ha consentito di conoscere, approfondire e riflettere su due testi fondamentali, quali la nostra Carta Costituzionale e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tutto ciò io penso che sia davvero una risorsa straordinaria che la scuola vi ha dato la possibilità di acquisire e che credo di poter immaginare vi accompagnerà per tutta la vita. Abbiamo scelto l'articolo 13 della Dichiarazione Universale con l'obiettivo di conoscerla insieme alla nostra Costituzione, perché le riflessioni sulla diversità, l'accoglienza, il diritto di movimento continueranno fino alla fine dell'anno scolastico e non solo, le porteremo sempre con noi. In pratica abbiamo utilizzato l'articolo 13 per parlare dell'uomo che ha il diritto di spostarsi di luogo in luogo. Abbiamo partecipato anche in passato a questi progetti che vedono appunto il Senato molto aperto nei confronti delle scuole, quindi noi apprezziamo molto anche il sito, che è ricco di materiali per i docenti, le attività, i vari progetti che vengono proposti, perché effettivamente riescono a motivare fortemente i nostri alunni. Abbiamo lavorato molto e anche molto bene. Siamo fieri di noi. Soddisfatti di ciò che si è fatto. Cioè, ce lo siamo meritato. Si è fatto un flash mob contro appunto il bullismo, dove tutte le classi si sono riunite davanti all'entrata della scuola. Abbiamo
abbiamo riunito riflessioni, temi e anche storie subite e reali. Molti ragazzi subiscono atti di bullismo e ci è stato molto utile perché siamo maturati, ce ne siamo veramente accorti e è stata una cosa utilissima. Questo progetto che avete sviluppato durante l'anno vi ha dato l'opportunità di misurarvi con le piccole e grandi situazioni nelle quali c'è bisogno del nostro impegno, della nostra attenzione, della nostra solidarietà. Voi siete diventati testimoni ed è una cosa importante essere testimoni dei diritti. Cosa vuol dire? Significa che dovete trasmettere con la vostra testimonianza ai vostri amici, ai vostri compagni, anche ai vostri genitori, agli adulti, ciò che con allegria, con impegno, con energia, con l'aiuto dei vostri insegnanti avete realizzato in questi progetti in cui vi siete veramente impegnati. E quindi significa che d'ora in poi dovrete essere pronti a difendere la libertà e la dignità di ogni persona. E perciò io vi auguro in bocca al lupo e vi ringrazio per questa partecipazione e per tutto il lavoro che avete fatto. Grazie a tutti.